Occhio di Bue, nuova rubrica a Globetrotter for Friends. Con noi Silvia Rossetto, brand manager Italia di Maison Ruinara. Ciao Silvia. Ciao Adua, grazie mille per questo invito e ben ritrovata. Grazie Silvia, spesso sei stata ospite delle nostre rubriche, ma oggi tratteremo un argomento particolare. Intanto però voglio chiederti, vista l'unicità della Maison Ruinart, che cosa rappresenta Ruinart oggi? Innanzitutto ho l'onore, il piacere e il privilegio di rappresentare questa prestigiosa Maison de Champagne, la più antica Maison de Champagne. Pensa che ha quasi 300 anni di storia. È stata fondata nel 1729 grazie all'intuizione di un monaco visionario ed è stata una Maison fin dai suoi esordi assolutamente pionieristica, con un forte spirito di iniziativa, ed è stata una Maison molto intraprendente. Considera anche che è stata la Maison che nel 1764 ha commercializzato per la prima volta lo champagne rosé, Ruinart Rosé, che è la nostra cuvée di cui vi vorrei raccontare qualcosa oggi. Bene, quando tu parli di Maison Ruinart, spesso esce fuori la parola pionieristica, no? Già in più situazioni mi piace sottolineare questo perché ce n'è ragione. E proprio per questo motivo la Maison Ruinart si distingue da altre Maison per le sue attività, le cosiddette attività Renoir. Spesso hai usato il termine pionieristico quando giustamente descrivi Maison Ruinart, non solo per quello che Ruinart fa nelle sue linee, nelle sue etichette, ma anche nelle sue attività, le cosiddette attività Ruinart. In cosa consistono? Facciamo diverse attività sia con il consumatore finale, ma anche e soprattutto con il trade, quindi con i nostri clienti del canale Horeca, hotel, ristoranti, caffè, bar e non solo, anche devo dire pizzerie molto importanti e prestigiose d'Italia, perché per noi i ristoranti sono assolutamente, e il trade in generale, molto importanti. Rappresentano un po' le nostre boutique, quindi le boutique in cui il marchio Ruinart ha la possibilità di mostrarsi in tutta la sua bellezza ed eleganza. Attraverso questi clienti facciamo dei progetti molto interessanti. Nello specifico ne abbiamo realizzato uno dedicato a Ruinart Rosé in particolare, ma abbiamo creato un circuito di locali in Italia chiamato Ruinart Network, che è una community, quindi un diciamo circuito di locali, 21 su tutto il territorio italiano, che mettono in scena tutto ciò che rappresenta Ruinart. Quindi dal punto di vista della filosofia, dei valori, è un marchio estremamente legato al mondo appunto dell'oreca, del consumo fuori casa, è un marchio molto prestigioso e molto apprezzato. I nostri clienti lo propongono e lo suggeriscono al calice, lo suggeriscono e lo propongono in bottiglia, ed è attraverso questo circuito che l'anima della Maison Ruinart, caratterizzata da arte ma anche da savoir-faire e artigianalità, trova la sua massima espressione. E non a caso noi oggi siamo in collegamento insieme a te con un altro grande nome, Ciro Oliva. Ciao Ciro, benvenuto. Ciao a tutti, ciao, grazie. Allora, grazie per l'invito. Allora Ciro, tu fai parte di queste 21 realtà all'interno del Ruinart Network. Intanto conosciamoci, la tua arte è l'arte quella del pizzaiolo. Dove ti trovi in questo momento? In questo momento io sto in pizzeria, qui alla Sanità, al centro storico di Napoli, ed è una pizzeria che nasce nel 1951 dalla mia bisnonna, ed io sono la quarta generazione. All'interno di questo quartiere, come diceva prima Silvia, partendo dai valori, partendo dall'esperienza, no, di mangiare la pizza e dall'arte, faccio un ricollegamento con loro perché è molto interessante mettere valori, territorio, arte, cultura, tutti questi elementi che poi si intrecciano con la grande Maison de Ruinart. Noi da tempo
che collaboriamo con Ruinario, con una serie di attività che abbiamo fatto in Europa, in Spagna, Milano e tanti altri posti. E la cosa che mi ha insegnato tantissimo la Maison di Ruinar, che voleva che io facessi le pizze con il pesce, legate a circa, voglio dire, 3 anni fa. Per noi, voglio dire, pizzaioli napoletani era difficilissimo, no? Parlare di pesce, oppure parlare di arte, oppure parlare di cultura. Allora, quindi, stando in questo quartiere di Napoli popolare, semplice, genuino, dalla mamma, dalla signora, dalla zia, dal nonno, dalle persone che poi ci appartengono, insieme alla Maison, insieme a questi abbinamenti che abbiamo fatto ora anche in questo momento, dove siamo venuti un'idea, collegandola all'arte, abbiamo fatto la zuppa di cozze con portando una marinara con zuppa di cozze, con questo pomodoro del territorio nostro, con il rosé vicino, che è perfetto, oppure salmone, burro e caviale. Quindi abbiamo fatto degli abbinamenti che sono usciti proprio fuori, outside dal classico metodo di interpretare la pizza, e che come un po' l'arte, no? Dalla storia della margherita marinara, che si trasforma dalla tradizione all'arte contemporanea. Un po' la stessa cosa, una fase di evoluzione che ha avuto la pizza. E questo, secondo me, abbinando questo rosé, che è molto fresco, poi amatissimo anche dalle donne, perché le donne lo amano, il Ruinar Rosé, è stato veramente un successone, perché si beve come l'acqua. Guarda, come dire, hai semplificato il concetto, però l'hai fatto arrivare. Allora, Silvia, il suo percorso, ma anche che cosa ha fatto e sta facendo con gli abbinamenti. Prima tu invece hai anticipato il raccontare Ruinar Rosé, no? Questo champagne unico nel suo genere, soprattutto anche nelle percentuali, no? Delle uve all'interno che lo compongono. Ci vuoi descrivere questa unicità del Rosé Ruinar? Prima Ciro ha detto una cosa molto corretta: è uno champagne che piace alle donne non tanto e solo unicamente per il colore, ma anche perché è davvero uno champagne molto fresco. È uno champagne che ha delle note gustative molto particolari, come ad esempio i lamponi, la ciliegia, lo zenzero, gli agrumi, spezie, amarena, fragola. È davvero molto molto ricco. Da un lato abbiamo un 45% di Chardonnay, che è l'anima, il DNA della Maison Ruinar, quindi è l'uva sicuramente principe, è il fil rouge di tutti gli assemblaggi della Maison. Oltre al 45% di Chardonnay abbiamo un 55% di Pinot Nero, che viene in parte, circa un 19%, vinificato in rosso. Da un lato quindi abbiamo lo Chardonnay, la massima espressione dell'eleganza, della freschezza e della raffinatezza, dall'altra invece abbiamo un Pinot Nero, quindi la massima espressione, se vogliamo, della robustezza, che dona un palato più voluttuoso al nostro champagne. Una cosa interessante che diceva Ciro è stato quello di collaborare per creare queste pizze che potessero sposarsi alla perfezione con Ruinar Rosé. Perché Ruinar Rosé? Perché Ruinar Rosé, al di là della piacevolezza e del gusto, è anche la cuvée che a livello di comunicazione noi proponiamo in modo più audace in abbinamento proprio alla pizza, tant'è che abbiamo creato una sorta di vero e proprio format chiamato Pizza Ruinar, in cui c'è questa sorta di, potremmo chiamarlo simoro, questo connubio tra, da un lato, la pizza, che rappresenta per noi forse l'emblema dello street food italiano, quindi comunque della semplicità, e dall'altra parte uno champagne molto prestigioso, con anche una colorazione che si avvicina, per esempio, al colore del pomodoro sulla marinara, ma che rimane pur sempre uno champagne molto elegante e sicuramente la massima espressione del lusso e dell'eccellenza, in questo caso francese. Quindi c'è questo sodalizio, questo connubio, questo matrimonio tra la pizza, quindi la semplicità, e dall'altra parte Ruinar Rosé, che rende lo champagne al contempo più accessibile, più facile anche da apprezzare in un contesto un pochino più informale, se vogliamo, e non classico. Ciro,
pizza gourmet. Che cosa vuol dire oggi, secondo te, questo concetto? Come tu prima hai detto una cosa molto bella, dicendo io la marinara, cioè l'impepata di cozze la porto a tavola con una marinara, no? E quindi anche, come dicevi, far uscire l'ingrediente dalla pizza stessa. Oggi si parla tanto, no, di pizza gourmet, però la cosa che piace della pizza è il fatto che è immediata, è il nostro street food all'italiana, è che piace a tutti, a grandi e piccoli, è che tutti abbiamo, cerchiamo anche di farla a casa, chi con buoni e chi con meno buoni risultati. Ma quando si parla tanto di pizza gourmet, che cosa bisognerebbe dire per spiegare questo concetto? Io penso da un mio punto di vista che gourmet è uno degli elementi che io poco utilizzo da me in pizzeria, perché facciamo delle cose con la pizza particolari, facciamo degli abbinamenti particolari, utilizziamo dei prodotti di altissima qualità, utilizziamo una delle più grandi maison di champagne nel mondo, che è del Ruinar. Voglio dire, il valore di prestigio, che poi come dietro di me ci sono le maschere di Lello poggiate all'opera d'arte di Elsa Tranchesi. Questo cosa voglio dire? Che la pizza è in fase di una fase di evoluzione che ancora sta avendo durante questi anni, però senza mai dimenticarci quell'anima popolare. L'anima popolare della pizza è trasferendo autenticità. L'autenticità nel mondo che un po' oggi è anche scomparsa, no? in tanti posti, e noi questo valore, questa autenticità con questi prodotti, con questi pop-up fatti dalle vongole alle burre alici, con delle spezie, dei piatti lavorati site specific soltanto per noi, dei glass lavorati per noi, però si respira un'aria di armonia, di gioia, di energia e di pop napoletano che va, secondo me, oltre a gourmet, va proprio, capito, nell'essenza della persona, di trasferire un messaggio di fantasia e di unicità, perché tanti ci sono i posti dove si può andare a mangiare, tanti riescono a fare una grande pizza, ci sono tanti champagne nel mondo, perché scegliere Ruinar, perché scegliere Ciroliva, perché fare degli abbinamenti, perché tutta questa energia che noi sviluppiamo attraverso tutti, dal San Carlo ai vari musei, all'arte contemporanea, tutto questo noi andiamo ad intersecarlo, e così gli americani, le persone di tutto il mondo dicono: oh, very amazing the pizza, very amazing the pizza, perché è incredibile partire con un tasting menu di pizza super simple, con un tasting di abbinato di pairing alla pizza. E questo poi dà una gioia, dà un'armonia, perché si torna da bambini a persone grandi, da persone grandi si ritorna con le mogli e poi si è di nuovo bambini. E la pizza è quel prodotto che veramente porta tutte le persone a tavola, dalla pizza marinara a 2 euro, alla pizza solidale, allo champagne che possono pagare 100, 150, 200 euro a persona. Questi sono i concetti che noi dobbiamo portare avanti. Bene, Silvia, io devo dire che, insomma, Ciro è riuscito a concentrare il termine gourmet in una maniera che per me è molto piacevole, no? Perché di solito siamo molto schematici, invece lui, anche dal suo spirito partenopeo, è riuscito a spiegarlo in una maniera molto semplice ma anche molto, molto interessante. Per cercare questi circuiti del Ruinar Network, basta cliccare sul sito della Maison, Silvia? Assolutamente sì, su ruinar.com è possibile individuare in Italia i clienti che aderiscono e che fanno parte di questo circuito. Tieni presente, Adua, che in Italia siamo l'unico paese ad avere questo genere di circuito distributivo, quindi è una novità tutta italiana della quale noi siamo molto, molto fieri, ed è possibile attraverso
questi locali in particolare, quindi vivendoli dal vivo, provando queste esperienze culinarie e di abbinamento con lo champagne, avere una esperienza davvero incredibile tutto intorno al mondo Ruinar. Beh, allora, ti dico una cosa. Adoa, mi senti? Allora, sì, ti sento. Che, parlando di un gioco così banale, noi pensa che siamo qui, poi avrai il piacere di venire qui da noi a provare la nostra pizza, no? Con la Maison di Ruinar. Quando arriverai qua, in un quartiere popolare, un quartiere semplice, dove Ruinar, secondo me, ha investito oggi nei confronti di Ciro Oliva. Io ne sono solo grato di collaborare nei loro confronti, però significa portando la grande Maison di Ruinar alla sanità, portando queste persone, portando questi grandi brand, no? Da boutique al grande brand international del jet set internazionale in un quartiere popolare. Secondo me, di verve e di credere nei confronti miei, della cantina mia che si trova nel palazzo dove è nata mia nonna, dove faccio l'impasto di fronte che è una chicca, è inspiegabile. Però in qualsiasi capo al mondo esso sia, noi abbiamo fatto questa grande cosa. Io veramente oggi, stando qui a parlare con voi, con emozionato e con il cuore, sono veramente, mi vengono le lacrime negli occhi solo a dirlo, sono veramente strafelice di questa cosa, perché portare i veri valori che sono questi qua a Napoli nel mondo significa proprio non soltanto fare la grande pizza. Allora si parla di grande pizza, si parla di grande abbinamento, si può parlare di grande champagne, ma si parla di forte identità, di quello che noi portiamo sulle tavole dei nostri customer care, che poi si ritrovano da Concettina everywhere in the world, da New York a Los Angeles, al Giappone, all'Africa. No, veramente uno scherzo, perché così è. No, mi diverte e mi piace il modo che hai per spiegarlo, Ciro, perché sei veramente molto diretto e quindi è molto bello, e insomma, ascoltare questo tipo di linguaggio. Silvia, devo dire che con Ciro Oliva avete all'interno del vostro Ruinar Network un grande ambasciatore. Sì, assolutamente, assolutamente sì, ci crede. Ci crede molto e ci fa piacere. Beh, allora, ragazzi, io vi saluto, ringrazio ancora Silvia Rossetto, brand manager Italia per Ruinar, Ciro Oliva, che aspetta tutti a Napoli con le sue meravigliose pizze, con dall'animo napoletano, però con quel sapore, diciamo così, contemporaneo, no? Che va bene insieme alla Maison Ruinar. Grazie a tutti, e direi che insomma queste bottiglie sono bottiglie da aprire, soprattutto insomma in un'estate che ormai è scoppiata. Grazie veramente, grazie Ciro, grazie Silvia. Grazie mille. Grazie mille. A presto. Molto champagne e pizza tutta la vita. Bacio. Va bene. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao. Ragazze, ciao.